Ciao a tutti ragazzi, vediamo un po'. Io ho cercato di invitare già un po' di gente, poi adesso vediamo se c'è qualcun altro online che si collega adesso in diretta. Antonella, ci sei? Nicola? Io non vedo ancora nessuno al momento. Vedo 5 spettatori, 6 spettatori. Adesso aspettiamo, bene o male, gli altri membri dei vari blog italiani. Stiamo aspettando la nostra redattrice Antonella, il redattore di BlackBerry Italia, Nicola D'Amico. E così almeno vediamo un attimo di partire con questo nuovo Hangout. Un po'. Io ho già messo anche in la funzione per le domande e risposte, potete farle direttamente qua su Google Hangout oppure potete utilizzare eventualmente anche il mio account Twitter, mi trovate come chiocciolina WizardXP. Oppure potete usare anche i commenti in diretta su YouTube. Eccoci qua. Io non vedo ancora Antonella in linea. Credo che abbia qualche problema col collegamento, infatti mi ha mandato proprio adesso un BBM. Vediamo un attimo. Inoltre stavamo aspettando anche Nicola, adesso proviamo a reinvitare. Vediamo un attimo. Provo io a invitarvi direttamente. Dall'applicazione qua, vediamo un attimo. Allora, eccolo qua, Nicola, lo vedo. Ciao carissimo. Mi senti bene, Nicola? Perfetto, Sì, perfettamente. bene, bene, bene. Adesso stiamo aspettando Antonella che ha avuto qualche problema col collegamento. Io intanto direi di presentare appunto a tutti gli spettatori Nicola D'Amico, redattore di BlackBerry Italia. Adesso provo a inviare subito un invio ad Antonella. E vediamo subito se riesce a collegarsi anche lei. Ecco qua. Gli ho mandato adesso in questo istante Perfetto. l'invito. Bene, bene, bene. Nicola, come stai? Tutto bene? Tutto bene, sono rientrato da poco. Sì, giornata dura un po' per tutti, è venerdì, abbiamo scelto proprio
il giorno ideale per questo hangout, però era doveroso farlo, perché appunto oggi è proprio il Priv Day, quindi uscita ufficiale in Canada del nuovo terminale BlackBerry, parliamo appunto del Priv, il primo terminale dotato appunto di un sistema operativo Android. Ho visto già qualche prima recensione, unboxing, i soliti colleghi Crackberry ci hanno potuto regalare una bellissima recensione di questo dispositivo qua. Un dispositivo che appunto, come abbiamo detto già diverse volte, ha creato un po' qualche problema nella comunità BlackBerry. Credo che me lo puoi confermare anche tu, Nicola, giusto? Sì, diciamo che è stato sicuramente qualcosa che ha fatto un po' da terremoto, diciamo, tra tutti gli affezionati al marchio, perché magari ci si aspettava anche che passassero ad Android, ma non sicuramente adesso. Sarebbe stato ideale farlo un anno e mezzo fa, due anni fa, quando già si era visto che la piattaforma BlackBerry OS 10 faticava a prendere piede. Un po' la colpa sicuramente di questo, di questa perdita di terreno nei confronti di tutti quanti gli altri brand è dovuta sicuramente a BlackBerry, cioè la causa è se stessa. Purtroppo lo conosciamo tutti, specialmente noi che siamo addetti ai lavori, non ha mai puntato sul marketing, non ha mai coccolato, se vogliamo mettere in questi termini, la comunità che sta dietro e che ha supportato per anni BlackBerry, e quindi la situazione odierna di BlackBerry è legata principalmente a come ha agito lei in questi anni. Quindi l'errore è nato da lì. Credo, sì, credo anch'io, Nicola, diciamo che appunto è partito tutto da questo grandissimo scoglio, quindi c'è stato appunto diversi anni fa la voglia agli inizi di dare appunto il via a una fase di sviluppo di applicazioni native appunto per BlackBerry 10, che come sappiamo tutti è un ottimo sistema operativo. Dall'altra parte appunto la società, come hai appena detto tu, non ha dato poi diciamo tutto questo supporto che sembrava dovesse dare dall'inizio, quindi un po' gli sviluppatori erano un po' frenati, qualcuno un po' è scappato e tutto, e quindi ci siamo ritrovati appunto con un sistema operativo in effetti con un parco applicazioni diciamo abbastanza limitato. Se vediamo appunto altre piattaforme, guardiamo tipo Android oppure guardiamo Apple, vediamo appunto che abbiamo uno store ricchissimo di applicazioni sempre aggiornate. Questo è stato appunto secondo me un po' l'errore all'inizio di BlackBerry, quindi è partita dando appunto tutti gli strumenti, tutte le varie possibilità, porting Android, diversi strumenti appunto, che poi però purtroppo si sono concretizzati in un po' in un fuggi generale di sviluppatori. Adesso vedo anche Antonella in linea, forse. Sì, sì, aspetta, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Okay. Ciao, buonasera. Ciao Nicola. Ciao. E quindi diciamo appunto questo, purtroppo questo ha portato ad avere appunto, oltre al fuggi appunto di sviluppatori, di programmatori, anche di una buona fetta di utenza. Poi, come tu hai sottolineato, appunto in Italia, giusto, BlackBerry, questa grande pubblicità purtroppo non è riuscita a farla un po', non so, forse per mancanza di voglia, per mancanza di interessi, e questo ha portato appunto ad avere questi numeri nella divisione hardware che sono veramente miseri. Tu, Antonella, cosa ne dici di questo Priv? Come lo vedi? Allora, a me piace per il fatto che comunque sono una drogata della tastiera fisica.
e quindi per me la discriminante è stata quella. Inizialmente l'impatto con il fatto che montasse Android è stato abbastanza duro, perché comunque il mio sistema di lezione è decisamente BB10, non c'è niente da fare, così come era per i precedenti. È vero che per un certo periodo di tempo io comunque ho usato un BlackBerry affiancato comunque ad un device Android, e l'ultimo è stato il OnePlus One, e compensavo la mancanza delle applicazioni proprio con Android. Nel momento in cui però è uscito il Passport e ne ho comprati due, quindi il nero e poi il rosso, ho eliminato direttamente Android, anche se devo ammettere che mi sono divertita parecchio, perché l'ho rootato, ne ho rootate diversi, e quindi ho apprezzato tutti i vantaggi della personalizzazione comunque a 360 gradi. Mancava però sempre quel quid che aveva però BlackBerry, ripeto, per me poi, perché secondo me è una forma mentis poi il fatto di scegliere un determinato sistema operativo. Per me BlackBerry era perfetto. Nonostante questo, comunque io lo provo a comprarlo, lo compro, lo proverò, poi se non mi piacerà forse lo venderò o lo metterò nel cassetto con gli altri. Non è il non plus ultra, sono sincera, però più lo vedo e più mi piace, sinceramente. Sì, adesso volevo appunto avere anche un parere anche abbastanza tecnico da parte di Nicola, visto che lui comunque fa parte anche del dev group qui in Italia, per quanto riguarda appunto le applicazioni. Quindi su BlackBerry Priva avremo delle applicazioni appunto Android, e a quanto pare BlackBerry è riuscita comunque a dare una sicurezza su questo sistema operativo che sappiamo ha diverse grosse falle nel sistema. La differenza invece di un'applicazione sviluppata nativamente su BlackBerry 10, come siamo abituati adesso ad utilizzarla sul nostro Passport, sul nostro Z30, Z10 e chi più ne ha più ne metta. La differenza sostanziale quale può essere, Nicola? Ma allora, principalmente ci troviamo di fronte a due sistemi operativi che sono sicuramente paragonabili. Cioè, oggi Android, specialmente nella versione 6.0, che diventerà lo standard per tutti i device Android nei prossimi mesi, è sicuramente raffrontabile con BlackBerry 10. BlackBerry 10 si è stabilizzato come OS con l'ultima release, con la 10.3.2, è diventato un po' più stabile, ma ha comunque ancora dei difetti, cioè è molto lontano dall'essere ancora un OS perfetto. Io per il mio lavoro utilizzo diversi smartphone BlackBerry, non ho mai usato a livello lavorativo smartphone differenti, perché non ne ho mai avuto l'esigenza. Ne ho provati tantissimi, da Apple ad Android, per avere sempre un confronto sulle cose da fare o su cosa scegliere a livello lavorativo, però per me personalmente ho sempre scelto BlackBerry, perché era quello che andava bene fondamentalmente. Tutto l'aspetto dello sviluppo software. Allora, BlackBerry ha fatto un errore macroscopico 3 anni fa, quando ha presentato BlackBerry 10 alla comunità degli sviluppatori. Io ero tra quelli che eravano a Milano, tra i 200... Mi ricordo di te, certo. Che hanno avuto il famoso device BlackBerry Alpha. Giusto. E l'errore in partenza è stato quello di puntare su un device aprendo ad Android. Cioè, loro hanno perso il mercato, hanno perso sviluppatore e tutto il resto, proprio per quello, quantomeno questo è il mio modo di vedere, perché da sviluppatore, se io posso portare un'applicazione Android su un device in 10 minuti facendo un porting, io azienda non investo per realizzare un'applicazione nativa che sarà 10 volte più performante di un'applicazione scritta per Android. Quindi l'errore, certo, il divario nel market che noi abbiamo su BlackBerry 10 per quanto riguarda le applicazioni native deriva principalmente da questo dettaglio. Abbiamo la prova di Skype, che ultimamente sta abbandonando il market BlackBerry World per andare su altre piattaforme, quindi andrà su Google Play, dove era adesso, oppure si sposterà, per quanto riguarda BlackBerry, sulla piattaforma di Amazon. Quindi
si stanno allontanando da quello che è il loro scopo. Poi sappiamo come comunità di sviluppatori che BlackBerry di base ha deciso con un comunicato che ha fatto sul suo blog che non manterrà più quelle che sono gli strumenti nativi di sviluppo. Per cui quando BlackBerry ti dice che non passerà più, per chi è un po' tecnico, dal Qt 4.8, che è praticamente il linguaggio di sviluppo attuale che usa BlackBerry e che andrà in EOL a fine anno, quindi fra un mese e mezzo, non passeranno alla 5.0, per uno sviluppatore significa che non avrà tutti i benefici delle nuove piattaforme. Quindi è chiaro che alla fine chi sviluppa, non ti parlo di chi svilupperà per divertirsi come posso essere io oppure qualche altro sviluppatore, ma chi lo fa a livello aziendale ci pensa due volte prima di investire tempo, risorse e denaro in una cosa del genere, e quindi si allontana principalmente da quella che è la piattaforma BlackBerry, puntando a quelle che attualmente sono le piattaforme che vanno di più, Apple e Android. Apple perché è l'unica piattaforma in cui uno sviluppatore effettivamente ha un margine di guadagno, mentre sulla piattaforma Android si riesce a guadagnare, però non più di tanto. Cioè, se vai a guardare chi va ad acquistare l'applicazione, chi ha un Apple è più propenso a spendere dei soldi per acquistare l'applicazione. Ecco, questo per avere più o meno un metodo. Certo, certo, sì, ma infatti era un po' l'idea che mi ero fatto anch'io, appunto. Cioè, uno sviluppatore medio, comunque, difficilmente va appunto a vedere sviluppo per Apple, Android o BlackBerry, sviluppo dove comunque ho diversi strumenti e dove ho giustamente una resa molto comunque sicura e magari maggiore rispetto alla, appunto, alla concorrenza. Questo anche secondo me è stato un errore grandissimo da parte di BlackBerry, e tutta questa forse è la prova appunto di un lento abbandono di questo BlackBerry OS 10. Spero che non sia così, però ultimamente con quello che riusciamo a captare un po' dalla rete e tutto, diciamo che anche io mi sono fatto un po' questa idea qua, appunto, di una società che voglia un po' puntare molto su Android in questo momento. Ecco. Rispetto per esempio a quello che ha fatto per il BlackBerry 10, con il Priv si sta muovendo un po' di più rispetto a prima, lo vediamo anche sui social network che continuano a spingere per quanto sia possibile far conoscere questo nuovo dispositivo. Ora noi magari lo vedremo tra qualche mese come si comporterà, se effettivamente la comunità di amanti del marchio, perché ormai siamo rimasti in pochi fondamentalmente, specialmente in Italia, non è che siamo più tanti. In Italia siamo veramente ai minimi storici, penso. Sì, sì, cioè alla fine siamo rimasti, non dico quattro gatti, ma siamo lì, insomma, non è che ci allontaniamo più di tanto da questo numero di persone. Il fatto che abbiano adottato Android allora, non è che sia una cosa negativa, cioè alla fine uno deve adattarsi al mercato, quindi loro hanno fatto questa scelta, tutti speriamo che sia una scelta che porti frutto e che quindi possa in qualche maniera dare un risultato reale. Bisogna poi effettivamente vedere appunto la gente, cioè sicuramente il prezzo non invoglia. Questo qua è un punto di partenza che hanno già sbagliato. Sì, un prezzo un po' alto, ma mi sembra, Nicola, che anche, se ti ricordi, anche con un passport, comunque un terminale di top gamma, il prezzo in effetti al lancio era visto un po' da tutti come un prezzo molto azzardato. E alla fine infatti un po' si è rivelato anche questo, diciamo. Però che forse è diverso, perché il Passport comunque era un dispositivo che aveva una sua perfetta nicchia di mercato, cioè o ti piace o non ti piace, non c'era una via di mezzo, era comunque un device unico, potevi anche permetterti il lusso di sparare un prezzo esagerato, poi alla fine chiaramente lo trovavi anche a 100-200 euro in meno. Con Android si va a scontrare però con dei top di gamma quali HTC piuttosto che Samsung, che hanno un potere
di feeling nei confronti degli utenti molto più elevato di BlackBerry. Cioè, il problema di BlackBerry in questo momento è la fiducia della gente. Fiducia e immagine, sì, soprattutto qua in Italia. Però aspettate, tanto per... scusate, ma è per coloro che hanno già BlackBerry però. Cioè, il problema di fiducia è per loro, perché in realtà in giro lo danno già per morto. Quindi per i nuovi clienti, per coloro che dovrebbero comprarne uno nuovo, è inesistente. A me è capitato più volte di avere il passport, sia il nero che il rosso, ma anche adesso con il Passport Silver Edition, vedere gente comunque attratta dal telefono. Il problema è che non lo conoscono, punto. È inesistente, è sotto traccia, completamente. Una delle problematiche più grandi che hanno, cioè se tu non fai, non dico molto, ma un po' di marketing, cioè far conoscere alla gente i dispositivi che tu hai, è chiaro che poi alla fine non li vendi. Cioè, ma quello lì sì, è ovvio. Abbiamo avuto in passato il BlackBerry Z30, che era un signor device, okay? Ed è tuttora un signor device, eppure hanno tenuto un anno... e l'hanno tolto nel mercato rimpiazzandolo con un altro dispositivo che è praticamente uguale, esteticamente pessimo, a livello di qualità costruttiva sicuramente non era a livello dello Z30, che era di una perfezione assoluta, per cui cioè, non sanno materialmente vendere ciò che fanno. Lo faranno anche bene, perché non è vero che non... Questo è indiscutibile, che siano fatti bene è indiscutibile. E la cosa è, io ho l'impressione comunque che per il PRIV non sia tanto merito di BlackBerry il fatto che la gente sia interessata, ma lì è il fatto che ci sia Google dietro, che comunque Android e tutta la piattaforma che ovviamente spinge per venderlo. Non penso sia tanto merito del marketing BlackBerry. No, sicuramente, cioè lì... Perché se fosse stato per loro, addio. No, abbiamo una potenza commerciale che è quella di Google, che è indiscutibile sotto questo punto di vista, no? Il problema però è che sta partendo male, cioè si sta ponendo nei confronti degli utenti già male, perché il prezzo, la comunità non lo ha proprio apprezzato. Ma no, sono prezzi da suicidio questi. Ci si aspettava minimo, allora, io ti dico onestamente come la vedo io, allora, per me quel dispositivo non vale più di 250 euro sul mercato in questo momento, quindi porlo ad un prezzo più alto è follia, perché se tu devi guadagnare quote di mercato devi vendere più sotto degli altri, certo, per farti conoscere. Se spari a quel prezzo lì, per me, cioè, sarà qualcuno che se lo comprerà. No, rimarrà di nicchia comunque. Esatto, poi siccome BlackBerry, noi sappiamo benissimo come lavora BlackBerry, sappiamo come mantiene gli aggiornamenti, ormai la conosciamo da anni, non è stato in grado in 3 anni a star dietro ad un sistema operativo, adesso ne vuole mantenere 2 contemporaneamente? Con tutti i limiti che ha ancora comunque il BlackBerry 10, io ho problemi costanti comunque. No, quello è una cosa, cioè per me è la normalità, però siccome ci lavoro... siccome lo uso, siccome ci sviluppo, mi incazzo in quel momento e poi passa, cioè vado avanti, no, perché cioè, la voglia di farlo volare dalla finestra me la sono tolta qualche volta, però... Sì, io avrei dovuto cominciare con lo Z10 che mi ha dato problemi il primo giorno, quindi l'ho dovuto rimandare indietro 2 volte. La Z10 lo conosciamo tutti e dire che era... Però era bello, esteticamente era bello, non gli si può dire niente, era in forma... Quello indubbiamente, però cioè, hanno commesso tanti piccoli errori nel tempo che alla fine hanno portato ad una sfiducia, non dico totale, ma siamo lì, da parte di tutti. Cioè, hanno deluso noi che siamo appassionati al marchio e che gli stiamo dietro da anni. Io personalmente sono 9 anni che sto dietro a questa gente qui, di cui 7 come sviluppatore. Hanno deluso tutti gli appassionati del marchio, perché materialmente non ha... tu non puoi vendere un dispositivo e non avere una rete di assistenza. Cioè, guarda, io ci sono incappata adesso. Raccolta, non di assistenza, 147 centri di raccolta. Cioè, più di portare il dispositivo lì e aspettare 15 giorni. Guarda, io ora faccio outing e lo faccio pubblicamente. Io ho sfondato il display del Red Passport. L'ho portato in assistenza il, credo, 5 ottobre, non c'è disponibile il pezzo di ricambio per il display,
e la telefonata è stata fatta al distributore ufficiale su, di BlackBerry sull'Italia, quindi tutta la rete italiana, non c'è un display. No, non c'è. Se non me lo daranno, io sarò costretta a prendere il display del nero e metterlo sul rosso. Ma il problema è quello che sto dicendo, ci sono 147 non c'è assistenza. Cioè, qui non lo possono riparare. In Italia non c'è un centro di riparazione ufficiale BlackBerry. E questo vale per i dispositivi BlackBerry, Phone S10, Phone S Legacy, quindi 7, 6, eccetera, e varrà uguale per il PRIV. Né più, sì, né meno. Da tanto sì. Cioè, sarà un dispositivo anche più complicato da riparare, tra l'altro, il PRIV, perché ha il meccanismo di apertura della tastiera, quindi figurati. Non solo, anche più delicato. In realtà si presta a una maggior usura, comunque a un maggior rischio di rotture di più pezzi, effettivamente. Infatti, loro, se volevano effettivamente non sfondare, perché su questo non ci riusciranno, sono quasi certo, ma quantomeno cominciare a stabilizzare la quota di mercato e arrivare a quei numeri che loro si sono proposti, i famosi 5 milioni di device nell'arco di un anno, che sono bruscolini nei confronti degli altri, però sono comunque sempre qualcosa per cominciare, avrebbero dovuto fare quantomeno due cose banali: metterlo ad un prezzo decente in Italia e tirare su un sistema di supporto stile quello che hanno fatto quando hanno lanciato il Playbook. Se vi ricordate, quando hanno lanciato per la prima volta il Playbook, avevano fatto 90 giorni di assistenza online, telefonica, completa. E tutti lo sanno che funzionava da 10 e lode, che era un'assistenza perfetta. Avrebbero dovuto riproporre quello, non con 90 giorni, ma per tutto l'arco dei 2 anni di assistenza standard che vige nel nostro paese, per esempio, comunque in Europa. Sarebbe già stato un punto di partenza che l'utente dice: ok, spendo una cifra ragionevole, se non vogliamo spararla sulla cifra commessa di 350 euro, mettiamola via di mezzo, 500 euro potrebbe essere anche un prezzo abbastanza abbordabile, caro comunque, però abbordabile, ma con quelle condizioni lì quantomeno la gente si poteva avvicinare con un po' più di sicurezza. Oggi compro un device che non sai se effettivamente sarà supportato, perché se per esempio non vende, c'è un po' sempre decidere di dirci arrivederci, grazie, abbiamo scherzato, basta. Chiude BlackBerry 10, chiude i device Android, ti garantisce un supporto con 3-4 persone che ha dietro, perché ricordiamoci che BlackBerry ha licenziato a manetta una marea di gente, non ci stanno più chi sta dietro il supporto degli sviluppi delle applicazioni native, quindi non aspettiamoci aggiornamenti rapidi per quanto riguarda Facebook, Twitter, LinkedIn o altro, perché comunque non c'è più dietro chi li sviluppa. Quindi sul BlackBerry 10 non c'è più spazio di miglioramento, infatti loro hanno promesso per marzo 2016 aggiornamenti relativi a fix, non aggiornamenti di funzionalità, nuove funzionalità o altro. Cioè, noi al momento abbiamo un BlackBerry OS 10 che tendenzialmente ha meno funzionalità del BlackBerry OS 7.1. Cioè, noi abbiamo un BlackBerry Protect che è ridicolo. Cioè, noi non possiamo fare il backup di contatti o altra roba sul server in cloud nel 2016, perché manca un mese al 2016, mentre tutti gli altri lo fanno da anni, e noi stessi col BlackBerry 7.1 lo facevamo già: messaggi, SMS, contatti, era tutto in cloud sulla piattaforma BlackBerry col BIS. E infatti recuperare un device era più complesso rispetto agli altri, ok, però lo potevi fare. Oggi ci ritroviamo con un BlackBerry Protect ridicolo, con un sistema antifurto che, se non stai attento quando vai a disattivarlo, il device lo puoi buttare via, perché se per caso sbagli, se per caso modifichi il BlackBerry D, se per caso fai determinate azioni strane sul device, ti si pianta e non lo recuperi più, perché con la 10.3.2 non puoi più installare firmware col sistema famoso del file Excel, del Excel, scusami, per cui come fai?
Sì, questo è infatti un grosso problema che però credo che abbia anche Apple. Questa cosa infatti di questa protezione mi è capitato diverse volte, credo più di 10 device. Purtroppo ti dimentichi la password, vai a cambiare l'ID ed è un casino, ed è un casino. Apple interviene direttamente, BlackBerry, non lo so, fortunatamente con qualche maneggio sono riuscito comunque a recuperare tutti i device, però è una cosa in effetti che è un po' fastidiosa, un po' per gli utenti. Col nuovo sistema BlackBerry ti dice, ti dai due di picche però, attenzione, stai attento a questo particolare, cioè se ti si blocca il BlackBerry ID, quindi tu non puoi più resettare il device, BlackBerry ti dice di prendere il device e mandarlo, se lo hai comprato da loro, lo mandi a loro, se lo hai comprato, che ne so, da un qualsiasi store online, lo devi mandare allo store online. Sì, Cioè, parliamone. questo è vero. Infatti, appunto, ci ricolleghiamo appunto al discorso che abbiamo fatto fino adesso. L'ultimo discorso, appunto, assistenza, garanzia. Grosso problema per BlackBerry, e purtroppo vedo che comunque anche nelle ultime uscite della società, appunto, non c'è stato questa voglia di comunque andare un po' a toccare un po' col marketing, un po' con l'assistenza. Ritorniamo sempre a questo grosso problema. Adesso io vorrei fare un po' la voce del diavolo e buttarvela lì così, ragazzi. Ma non è che questo lancio di questo PRIV, quindi un terminale con marchiato BlackBerry, con a bordo Android, non è che magari la società l'ha voluto lanciare per magari dire ok, lanciamolo a un prezzo folle, quindi alto, lanciamolo con dentro comunque un hub di BlackBerry 10, con dentro tutte le applicazioni Android, vediamo come va e magari già con l'idea appunto che questo terminale non farà grosse cifre, grossi numeri, grosse vendite. Magari appunto un terminale da test per dire ok. Non neanche con le applicazioni Android, perché il problema appunto era sorto anche che sulla piattaforma appunto BlackBerry 10 molti utenti si lamentavano appunto del numero di applicazioni che si potevano utilizzare, c'erano veramente pochissime applicazioni, qualcosa si poteva utilizzare da Android, qualcosa invece crashava, non andava e tutto. Io non vorrei appunto che magari questo terminale sia appunto uscito come per dire no, ok, non ce la facciamo neanche con Android, chiudiamo tutta la divisione hardware. BlackBerry si concentrerà solo e esclusivamente sui servizi. Questo è un discorso che adesso vedo che c'è anche online Enrico, che avevo fatto anche lui a Como 2 settimane fa. Adesso ti voglio presentare un po' a tutti, Enrico. E così Salve a magari ci tutti. spieghi un po', noi ne abbiamo parlato un po', ti ricordi di questa ipotesi un po' folle? Allora, sì, un po' ci sta. Intanto volevo salutare tutti. Ciao Nicola, è la prima volta Ciao. che ci vediamo, molto piacere. Ciao Antonella, ormai siamo amici di Ciao. lunga data. Grazie a tutti quelli che ci seguono. Speriamo di continuare, di non dover ovviare a questa cosa della market, dovendo utilizzare noi tramite Hangout il terminale PRIV. Allora sì, noi ne abbiamo parlato e forse come idea non è tanto lontana dalla realtà, da un lato. Dall'altro però può supporre, come anche io ho supposto, che il terminale vada, diciamo, ad approcciare un market che è molto 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 più ampio rispetto a quello molto molto settoriale dei BlackBerry 10. L'offrire determinati servizi che, diciamo, più o meno da quando è stato presentato l'ultimo sistema operativo, sono i cavalli di battaglia dell'azienda, quindi Lab, quindi BlackBerry Messenger, quindi tutti i servizi offerti anche di criptaggio e di scambio dati, criptati end-to-end, trasposti su un terminale Android che sicuramente ha più mercato rispetto a un BlackBerry 10, secondo me può fare la differenza all'utente attento. L'importante sarà, come per tutti i terminali ovviamente sul mercato,
sarà presentarlo bene, sarà presentarlo secondo i giusti canali. E soprattutto, come purtroppo sta succedendo ultimamente, questa è una cosa che un po' mi dispiace, sarà presentarlo nella maniera giusta anche ai video reviewers, cioè coloro che si occupano di presentare il terminale online con le loro recensioni, con le loro video recensioni, eccetera. Secondo me passa molto adesso il marketing di un prodotto attraverso le schede che vengono fatte da chi è competente. Non dimentichiamo che beh, io credo che gran parte dell'utenza mobile si affidi bene o male a. No, non voglio nominare altri blog o altri siti, ovviamente, ma sapete già a chi mi sto riferendo. Credo proprio di E, sì. e secondo me, gran parte del marketing può essere ovviato, della mancanza di programmi marketing da parte di BlackBerry può essere ovviato con una buona presentazione da parte di chi si occupa delle recensioni, quindi da tutti coloro, dagli editori di settore, eccetera. Che sia un terminale che farà pochi numeri, questo è tutto da vedere, ma non perché ho troppa fiducia nell'azienda, ma perché forse è il primo che merita fiducia. Perché al di là di tutte le considerazioni che ho sentito di utenti semplici, delle prime recensioni che sono uscite stamattina nei principali blog nazionali e internazionali, secondo me questo è un terminale che merita. È un terminale che offre, e non dimentichiamoci diciamo che offre il miglior hardware sul mercato. Lo dico perché lo Snapdragon 808 è il processore più equilibrato che Snapdragon è riuscito a mettere sul mercato quest'anno. La fotocamera, al di là del numero di pixel che valgono o non valgono, questo è un discorso filosofico, vale, merita e ha avuto ottime certificazioni. Al di là poi del mero funzionamento che può essere poi risolto tramite aggiornamenti e bug fix software. Il terminale, ragazzi, è ottimo. È veramente ottimo. Se la va a giocare direttamente ad armi pari, secondo me, con gli high-end device, secondo me aggredisce quella fascia di mercato con le unghie e con i denti. E per quanto riguarda il discorso del prezzo che avete fatto voi poco fa, da un lato è vero, è folle offrire un telefono che mi sembra in America stia a 699 dollari, mi sembra, negli Stati Uniti. Non è una mossa strategica sbagliata, ne parlavo con Matteo qualche giorno fa quando ci siamo incontrati. Non è una mossa sbagliata perché se si va a vedere il mercato Android, la svalutazione di qualunque tipo di terminale, indipendentemente dalla casa produttrice, è altissima. Un S6 comprato al day one viene pagato tot, al day one comprato tramite canali internet costa molto molto meno, dopo 2 o 3 settimane, dopo 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, il terminale crolla in maniera vertiginosa a livello di prezzo. Beh, aspetta, però i BlackBerry fanno peggio, eh. I BlackBerry non tanto, se tu vai a vedere online adesso il costo di Redmi. un passport. No, vabbè, aspetta, dipende. Sempre il discorso è dai canali, perché è ovvio che sullo store ufficiale non possono comunque deprezzarlo, anche perché farebbero veramente una figura barbina, ma ovunque lo trovi a molto, molto, Ah, molto sì, meno. assolutamente. Non, Ma è incontrovertibile. nessuno comprerà il BlackBerry Priv sullo shop BlackBerry, sul sito shopblackberry.com. Non credo. È Sì, come beh, c'è gente dire che lo fa. Cioè, io personalmente io aspetterò che arriverà su Expansis perché comunque non pago l'IVA appunto. ed è, te l'ho detto prima quando ci siamo sentiti, Sì. ho un bel risparmio comunque, anche perché 799-779 euro dopo aver comprato nell'arco di un anno 4 BlackBerry di una certa cifra, forse lo scrupolo me lo faccio venire, lo scrupolo morale. È vero che non sto alla canna del gas, però è sempre un impegno abbastanza pesante. Ah, beh, sì, Quindi se posso assolutamente, ma è lo risparmiare stesso. 200 euro, li risparmio tanto volentieri, anche perché nel momento in cui decidessi di rivenderlo perché non mi piace, comunque non ci perderei, perché tra 800 euro e 600 euro trattato bene probabilmente lo rivenderei
Non ti dico ad occhi chiusi, perché anche lì c'è sempre il discorso del mercato, di chi compra BlackBerry, però sicuramente diventa più appetibile nei confronti di una persona che sarebbe interessata all'acquisto. Quindi forse lo rivenderei. Certo, ho pagato 800 euro, cerco di rivenderlo a 7,50, dopo una settimana mi risulta un po' difficile che si possa fare. Quello sì, infatti adesso vedo appunto già delle domande di chi ci sta guardando in questo momento, vedo appunto che ci scrive Andrea Mazzagatti, appunto dice: Enrico, a quel prezzo è proprio improponibile questo terminale. Ma assolutamente, allora... Aspetta, se non mi dimentico, 3 secondi, poi ti faccio rispondere. Per quello che diceva Matteo sulla strategia di BlackBerry, l'ultimo grido, prima di chiudere la divisione hardware, secondo me sarebbe folle comunque, perché hanno investito dei soldi nella produzione. Ora, va a sapere quanti ne hanno prodotti e saranno disponibili sul mercato, però comunque un costo c'è stato. Quindi è difficile che cerchino la giustificazione del comparto hardware con il fallimento del privo, anche perché basterebbe pochissimo per dire: sentite, noi ci abbiamo messa tutta pace, chiudiamo in bellezza, ma chiudiamo con il BB10. È azzardata come mossa quella di Android. È vero che bisogna compiacere l'utenza, è vero che è praticamente in crollo totale la vendita dei device di fascia alta Samsung ed altri che montano Android. Però era un tentativo che onestamente probabilmente avrei fatto anch'io, ma è veramente da sfacciati, cioè è a livello della meretrice che la dà via, cioè sostanzialmente è quello, pur di lavorare lo faccio. Infatti il mio era appunto la voce appunto del diavoletto. Sì, ecco, sì, infatti vedo che anche il nostro caro Simone Locci appunto ha scritto... prima ci vediamo un po' di domande. Ha senso un BlackBerry 10 senza sistema operativo proprietario? Lo immaginate un Apple che nel 1997 lancia un iMac con Windows 95 e antivirus? Sì, ma il discorso è sempre quello, però devi sempre considerare la società che è mutevole e che purtroppo è composta da persone che vogliono stare esattamente tutte allo stesso livello e dimostrare, anche quando laddove non se lo potessero permettere, di poterlo fare, per dire: anche io ce l'ho. L'iPhone è diventato questo sostanzialmente. Ci hanno provato, sì, ci vogliono provare anche loro, infatti appunto ancora sempre... Sempre Simone, infatti, ci fa notare, appunto, ci fa questa domanda, appunto, dicendo che appunto i terminali Android di fascia alta sono appunto in forte calo ultimamente. Lo dimostrano, appunto. Ho gli appunti. No, guarda, te li leggo, aspetta, perché sennò poi mi cazzia. Allora, mi ha detto di ricordarvi le critiche degli Stati Uniti per quanto riguarda il prezzo del PRIV, il mercato Android di fascia alta che sta calando, come che viene detto, è in calo, trimestrali, sì. HTC trimestrali pessime, e che il 30%, ora ve lo faccio vedere più da il 30% dei nuovi acquirenti di iPhone 6S vengono da Android, perché comunque sta crollando, almeno questo è quello che dicono. Io più vado in giro e più vedo gente comunque che ha Samsung nella metropolitana a Roma. Io pensavo che fosse di più gli iPhone, mi sono dovuta ricredere, perché in realtà c'è di tutto, ma Samsung, proprio Samsung, non dico Android perché altrimenti si potrebbe ampliare tutto il discorso, Samsung hanno il ruolo maggiore, non c'è niente da fare. Tra bassa fascia e alta fascia ne hanno di tutti i tipi, e vedo anche quelli con i badelloni che telefonano. Cioè, alla fine il mercato è saturo, però in Italia, per non parlare del resto del mondo, è Android, cioè non c'è niente da fare, ma proprio perché offre un numero di prodotti che è veramente per tutte le tasche, tutte le tipologie. BlackBerry non lo fa e iPhone non lo fa. iPhone era di lusso all'inizio ed era di nicchia, adesso è lusso ampliato con le rate, e quindi tutti se lo possono permettere all'incirca. Sì, infatti, ho estremizzato. La grossa forza, no, ma la grossa forza appunto di vari marchi cos'è? Appunto la distribuzione appunto di un terminale tramite l'operatore telefonico. Quindi tu paghi 20-30 euro al mese, non te lo senti, e fai i numeri così con questo tipo di... Guarda, io oggi leggevo il pezzo quello di Giulio per i rumor che riguardavano l'iPhone mini. Prevedono nell'eventualità il 4 pollici, prevedono nell'eventualità in cui venisse realizzato di venderne 20 milioni al lancio. 20 milioni al lancio. Facciamo in una settimana?
15 Insomma, giorni? BlackBerry ne vuole vendere 5 milioni in un anno, 12 mesi. ce Al la può lancio forse fare. del PRIB ne venderanno tra 100.000 e 200.000? I più affezionati e quelli che veramente non vadano a spese. Sì, adesso vediamo di cambiare un attimo invece l'argomento. Vedo una domanda di Pasquale Nocerino che credo che magari possa rispondere meglio Nicola a questa domanda qua. Vediamo se la ritrovo. Ecco, la 10.3.3 avrà fix e si fermeranno la 10.3.3. Quella è importante per chi ha ancora un BlackBerry con OS 10. Allora, diciamo che al momento l'unica cosa certa che è ufficiale da parte di BlackBerry è che la versione 10.3.3, poi sarà questa numerazione o diventerà una 10.3.4, ancora non è ancora ben noto, dovrebbe uscire a marzo del 2016 e dovrebbe avere soltanto delle fix, quindi un miglioramento di quello che potrebbe essere, che può essere il discorso della sicurezza, visto che puntano sempre lì. Ma niente di più, quindi non aspettiamoci nuove migliorie o altro. Il sistema operativo BlackBerry 10 è quello che conosciamo adesso, con la 10.3.2. Se ci stiamo attenti, ultimamente, negli ultimi mesi, non sono uscite nemmeno delle leaked particolari, tranne uno o due, se non ricordo male, che non hanno portato niente di così eccezionale, diciamo, come miglioria. Ufficialmente non è uscito niente dall'ultimo rilascio, per cui questo non è positivo, cioè ti fa capire che sicuramente tutti gli sforzi, tutte le risorse economiche che ha in questo momento BlackBerry le sta lanciando, le sta utilizzando per il PRIV. Il PRIV va bene, cioè andava fatto, ti ripeto, probabilmente non questo come terminale, come quello che sarà presentato adesso, che è il fatto che è presentato oggi, magari anche con un terminale come potrebbe essere il Passport, piuttosto che un dispositivo molto simile a questo, quindi per rompere un po' la monotonia dei device tutti quanti uguali, ma andava fatto 2 anni fa. Il problema è quello, è la tempistica. BlackBerry è indietro costantemente rispetto agli altri di 2 anni, è una cosa fissa. Ogni volta sta sempre dietro agli altri, sta sempre ad inseguire. Potenzialmente può innovare, può essere meglio degli altri in tanti settori, eppure o non vuole o non ci riesce. Sì, Sta diciamo, sempre questo è dietro. un po' lo scoglio che ha sempre avuto. Quindi, diciamo, questo lancio del PRIV, noi cosa ci possiamo augurare? Possiamo augurare comunque che porti un po' di profitti, che porti numeri, e che poi speriamo che questi soldi vengano reinvestiti nello sviluppo di questo OS 10, anche perché se si fermerebbe tutto, come sembra, appunto, come dicevi tu, Nicola, sarebbe veramente un grosso colpo al cuore, come il famoso aggiornamento della Playbook a BlackBerry 10. Un Ma deve essere grandissimo una cosa colpo. molto, molto più onesta nei confronti di chi ha seguito il marchio in tutti questi anni, semplicemente da parte di Cen dire ragazzi, è insostenibile quello che noi stiamo facendo in questo momento, vogliamo puntare su Android, stop, ci focalizziamo lì, BlackBerry 10 finisce adesso, non sarà più sostenuto, la gente se ne fa una ragione e migra o sul PRIV, o su altri dispositivi, ma anche la comunità di sviluppatori avrebbe finalmente un qualcosa di certo, perché BlackBerry ha perso una marea di sviluppatori per l'incertezza. Cioè, se io non so dove vai, come puoi pretendere che io investa il mio tempo per starti dietro? Certo, In hanno Italia lasciato eravamo arrivati ad indietro una comunità di quasi tantissimo. 300 sviluppatori, ora siamo rimasti una decina che ci lavora con una certa costanza, più o meno. Siamo tornati indietro di 4 anni, ai tempi in cui avevo cominciato io e c'erano sì e no 6 o 7 persone che sviluppavano su BlackBerry. Sì, un Quindi. ritorno proprio alle origini, Nicola, è proprio Ma sì, vero, perché purtroppo. ormai oggi come oggi guardi anche il portafoglio, passami il termine. Certo, Cioè, non è più no, come una sicuro. volta, quindi automaticamente anche chi fa questo lavoro ci pensa 2 volte prima Certo, di chi fare. sviluppa lo fa per passione, ma lo fa giustamente guardando proprio come dici
portafoglio, comunque deve avere un suo tornaconto personale. Sì, anche. Cioè, non è soltanto quello che percepisce proprio a livello anche personale, ma professionale. Puoi sempre dire: sono uno sviluppatore comunque BlackBerry. Forse, non so se mai hanno fatto chapeau, di fronte ad un'affermazione del genere. Io non ti dico come sono apostrofato quando dico che sono sviluppatore del BlackBerry, lasciamo perdere questo particolare. È una cosa di tutti i giorni che ormai ci ho fatto il callo. Cioè... Ma se ti danno dello sfigato è il minimo, è il minimo. Ti va bene se ti trattano così. Adesso vediamo ancora Simone. Simone ancora pone una domanda, questa volta di Enrico, fa caro Enrico, in Usala. Aiuto, l'ho perso. In USA lo hanno già stroncato. Il Wall Street Journal e tanti altri parlano di sistema operativo che lagga, fotocamera scadente, eccetera, eccetera, Sì, eccetera. però scusa Matteo, cioè, la presentazione, io sento il ritorno allucinante. E ci sta comunque che non tutti i sistemi operativi siano perfetti comunque quando sono nuovi all'inizio. È vero che Android non è nuovo, però l'associazione, comunque la combinazione su BlackBerry e con il lavoro che ha fatto BlackBerry è ovvio che non può essere perfetto all'uscita. Come qualsiasi altra cosa va migliorato. Se tu pensi comunque anche molti altri, ma OnePlus One, tanti, io ti dico OnePlus One perché l'ho avuto. Man mano nel tempo il sistema operativo comunque è stato migliorato per quanto riguardava il device, quindi se c'erano problemi di messa a fuoco quando si facevano le foto, comunque erano problemi risolvibili comunque con sistemando il sistema operativo, non sono meccanici, quindi non è il fatto che non funziona la telecamera, non funzionano altre cose, è il firmware, Infatti, appunto. questo, sì, Quindi infatti è la questo cosa meno Antonella, preoccupante. certo, questo Antonella appunto è come diceva prima il discorso che aveva sollevato prima Enrico, appunto oltre a questo marketing che in effetti manca in Italia, c'è appunto questo problema che ha sollevato lui prima, comunque il terminale all'uscita, al day one, comunque il sistema operativo sì è stato provato, riprovato, è tutto, però cosa gli può mancare? Appunto gli possono mancare delle patch comunque che vanno a migliorare un po' tutto il sistema alla fine. Comunque io ho l'impressione che l'abbiano fatto così come hanno fatto con lo Z10, quindi proprio con il BB10 all'inizio, che l'abbiano fatto leggermente di corsa. Ora, va a sapere se sia stato fatto, perché comunque le anticipazioni, tutti i rumor erano pressanti, tanto ormai si sapeva, lo sapevano sicuramente tutti che sarebbe uscito un device Android BlackBerry. O che comunque abbiano pensato che vabbè, tanto lo facciamo uscire e comunque poi ci mettiamo le mani sopra, questo non è dato sapere. Però un pelino più d'attenzione, forse anche un'uscita rimandata 2 mesi, ma facendola lavorare, non ti dico alla perfezione, ma quasi sarebbe stato meglio, viste le acque comunque nelle quali naviga Barry, perché ovviamente l'hanno aspettato, ma lo massacrano anche per una virgola. Ragazzi, scusate se vi interrompo, però c'è un piccolo ritorno da Nicola. Mi sa che Sì, Nicola, magari se sentiamo apri con le bene. cuffie, così la voce non ritorna, la nostra voce non ritorna. Aspetta, cioè, basta prendere le cuffiette. Grazie, perfetto. Niente, figurati. Allora, per quello che riguarda tutto il discorso del fatto che grandi testate giornalistiche abbiano stroncato al nascere l'entusiasmo su BlackBerry prima, sinceramente tutto questo astio verso il prodotto non l'ho sentito. Ho visto giusto qualche ora fa un Periscope dall'account Twitter di The Verge. Non sono emersi, perlomeno da quei 5-6 minuti di Periscope, problemi non ne sono emersi. È emerso un solo grosso problema che a quanto pare affligga la parte software della fotocamera, che è l'estremo ritardo tra il tap to focus, il focus, lo scatto della fotocamera e l'elaborazione della foto e l'utilizzo dell'HDR. Questo non mi sembra
Non mi sembra abbastanza valido come motivo per stroncare un terminale. Ora è vero, è uscito a 699 dollari. È vero, è un prodotto di nicchia prodotto da BlackBerry. Sì, ma è un problema software. Con un paio di patch lo risolvi. Il problema è la fluidità. La 5.1.1 su qualunque terminale Android ha sempre dato problemi. Ha dato problemi di fluidità, ha dato problemi di surriscaldamento, ha dato problemi di poca autonomia. E non erano problemi hardware, sono tutti problemi software e sono tutti risolvibili. Quindi non vedo questo, non lo so, questo affossamento del terminale che è stato fatto, non c'è Sono mal stato. disposti. Beh, diciamo che la gente comunque tendono, Allora, cioè, sì. chi prova il terminale tende un po' sempre a dare la propria opinione, anche spinto magari dal fatto che il dispositivo è un dispositivo Android, per cui va contro quelle che sono la base di BlackBerry, quindi sistema operativo nativo, fatto in casa, eccetera. Allora, chi si aspettava che il BlackBerry primo uscisse già perfetto ha sbagliato. Ma è normale, cioè BlackBerry è la prima volta che si sta sperimentando nella realizzazione di un dispositivo utilizzando un sistema operativo che non è proprietario. Quindi deve acquisire tutta una base di conoscenze che non è facile. Anzi, ha rispettato i tempi di presentazione per il 6 di novembre, quindi per oggi, con sicuramente degli sforzi non da poco. Quindi questo può essere anche apprezzato, che ci piacciono i PRIV, comunque quantomeno non hanno fatto come con lo Z10, che hanno rimandato la presentazione per ben 2 volte, quindi creando anche più confusione in chi aspettava questo nuovo dispositivo come se fosse la mano al cielo. Quindi il PRIV sicuramente avrà un OS stabile tra un mese e mezzo, non di meno, perché comunque devono rodarlo e non lo fanno con i tester interni che hanno, ma lo sanno con la gente che comincia a utilizzare il dispositivo come non ti aspetti, cioè chi sviluppa software lo sa benissimo, fin tanto che sei tu o i tester a fare la prova di quello che tu hai fatto, non riuscirai mai a trovare le varie combinazioni che un utente normale ti andrà mai a fare su quel dispositivo o su quel software per causarti il problema. Quindi, da qui a un mese e mezzo, sarà un continuo lavoro da parte dei tecnici di BlackBerry per cercare di mettere a punto e sistemare tutto quello che verrà fuori. Ma questo è normale, ma è successo con qualsiasi terminale Android, quindi non è che il Brave sta Esatto, facendo esatto. un'eccezione, è successo con HTC quando ha presentato l'M7, poi l'M8, poi l'M9, eccetera. La stessa cosa è successa con Samsung, cioè qualsiasi dispositivo, che sia un Apple o che sia un Android, è uguale, cioè non cambia niente. Anche Windows ha avuto i suoi problemi, cioè è una cosa normalissima che succede e bisogna metterli in conto. Quindi se tu decidi di acquistare il PRIV, devi mettere in conto che per un periodo di tempo avrai un terminale che non sarà sicuramente ottimale. L'hardware è molto elevato, cioè è ottimo, diciamo, per il tipo di dispositivo che hanno fatto, è raffrontabile agli ultimi device di casa Samsung, quindi parliamo di S6 piuttosto che anche dell'HTC M9, per cui ci ha provato, ci ha messo di tutto dentro per cercare di dare agli utenti un terminale che sia valido. Ora, andrà bene o meno, lo vedremo sicuramente tra qualche mese, non sicuramente ora, anche perché comunque BlackBerry avrà un'altra sfida, quella di lanciare in tempi rapidi l'aggiornamento dell'OS, perché sta uscendo sul mercato con l'Android 5, quando il 6 è già in distribuzione, per cui non può pensare di rilasciare la nuova versione di Android tra un anno. No, va fatto Okay. subito. Quindi Sì, però. deve ragionevolmente farlo in un tempo che sia, non dico allo stesso livello di quando lo farà Samsung piuttosto che HTC, però non può andare oltre il Q2 del prossimo anno, perché altrimenti poi perde. È chiaro che adesso sarà a guardare, perché se il terminale vende 700, 800, 1000 dispositivi,
ha chiuso, cioè non va da nessuna parte, ovviamente. Ha chiuso BlackBerry 10 e ha chiuso Android. Quindi si andrà nella direzione che diceva Matteo, cioè è un modo come dire, ci ho provato, non ci sono riuscito, ragazzi abbiamo scherzato, saluti e baci, è finita qui. Cioè alla fine è quello. Sicuramente i soldi non li fanno sull'hardware, li fanno sul software, sui servizi, sulla piattaforma base, è lì che devono puntare, cioè, c'è poco da fare. Quindi sì, è sempre stato il settore appunto che nella società ha trainato un po' tutto, quindi si basano appunto, partono dai servizi e tutto, questi portano utili, il BBM è stato messo multipiattaforma, anche questo ha portato qualche soldino alla società, e quindi un po' sono, diciamo, il traino che la società ha avuto in questi ultimi anni, credo. Io ragazzi vi dico, sono già quasi le 10, stiamo proprio per sforare proprio l'orario, abbiamo dato un'ora di tempo, io ho una valangata di domande da porre ancora. Possiamo fare qualcosa rapidamente e credo che comunque poi un altro hangout di questo genere sia doveroso anche per tutti appunto gli utenti che ci stanno seguendo, adesso abbiamo 41 spettatori ancora in linea. Io vado un po' rapido in carrellata, allora abbiamo Massimiliano Argo, redattore Mondo BlackBerry, mio carissimo amico, quali sono i valori aggiunti del PRIV, la tastiera, lo schermo curvo o l'OS? Questa la vorrei rispondere io, direi che secondo me potrebbe essere la tastiera comunque, perché un utente che è sempre stato abituato ad usare un terminale Android, schermo curvo, che sinceramente non ne trovo proprio l'utilizzo, l'utilizzo in tutti i giorni, cioè alla fine sì, il PRIV dovrebbe avere comunque la barra di ricarica su questa curva dello schermo, quindi utilità praticamente pari quasi a zero. L'OS, se uno aveva già Android, lo conosce benissimo, la tastiera però magari non l'ha mai provata, e sappiamo benissimo che la tastiera, essendo come ha le stesse funzionalità di quella del passport, quindi tastiera virtuale più una tastiera fisica con tutte le varie funzioni di swipe per le parole, credo che possa essere molto appetibile. Poi vediamo ancora cosa possiamo rispondere. La prossima volta ci voglio mettere il faccione, questa è Andrea, va benissimo, ti aspettiamo. Domenico Puglia, ciao a tutti, mi dispiace per BlackBerry ma le condizioni non ci sono, troppo caro il PRIV per essere un Android con caratteristiche ormai vecchie, a quel prezzo si prende iPhone con la certezza che è rivendibile. Sì, ma prendi solo iPhone con la certezza che è rivendibile, perché se prendi S6 anche a 200 euro in meno hai la certezza che rivendendolo ne prendi altri 200, quindi non c'è paragone. Anche secondo me. Già, poi la prossima volta, ok, questa l'abbiamo già risposta, dato che BlackBerry si è avventurato con Google, non conveniva piuttosto che avventurarsi nel PRIV concordare alla produzione di un Nexus sicuro, dal punto di vista di immagine era sicuramente più utile a BlackBerry e non dovevi nemmeno preoccuparti del marketing, questo lo scrive Simone Martini. Ma in questo momento non ha... Vuoi rispondere a Nicola, dimmi. Dico, in questo momento BlackBerry non ha però... la forza diciamo così, d'immagine per imporsi su una cosa del genere, quindi non avrebbe potuto mai andare da Google e dire ok, te lo faccio io il nuovo Nexus, cioè gli avrebbero riso in faccia, fondamentalmente questa è la ragione. Certo, se il PRIV prende piede potrebbe essere anche uno scenario che si può vedere tra un anno per esempio, ma adesso come adesso è lo ridicolo. Una cosa per quanto riguarda il Nexus, io non penso che anche se l'avesse costruito BlackBerry avrebbe avuto successo, perché lì la prerogativa fondamentale del Nexus è che abbia Android stock rootabile, facciamo che sia rootabile e quindi si possono cambiare le ROM. Nel momento in cui lo fa BlackBerry e porta la privacy e tutto il discorso della sicurezza sul Nexus, è finito il Nexus, nessuno lo compra più. Sì, non dimentichiamoci che i Nexus sono nati prettamente come dispositivi per gli sviluppatori, esatto, sono un po' i nostri famosi DevAlpha che ci ha dato BlackBerry. Sì, guarda, io ne ho uno di là e quindi... è lì che io ho cominciato poi alla fine con il root e tutto quanto. Se a me dicessero lo compri e comunque non puoi farci niente, ma non me lo compro, non ci penso nemmeno lontanamente. No, infatti. E come me penso che lo pensino tante altre persone che comprano il Nexus per quel motivo, e sono tanti.
Sì, sono parecchi. Adesso vediamo ancora, scusate se vi interrompo, ne abbiamo davvero tantissime ragazzi di domande. Sì, Raffica, raffica. raffica, raffica. Pasquale Nocerino, velocemente Nicola, quindi le diversità dell'hub del PRIV non le vedremo molto probabilmente sui nostri device OS 10. Noi abbiamo in questo momento l'hub che abbiamo sul Raspberry 10, onestamente non è che abbia nulla da invidiare a quello che poi avranno sul PRIV, cioè Anzi, forse. è diverso in modo funzionale perché è diverso il sistema operativo, quindi alla fine la diversità sta soltanto in questo particolare. Poi le vedremo, dipende molto da quanto BlackBerry intenderà investire, perché sicuramente se il PRIV prende piede, BlackBerry dovrà fare una scelta che dovrà tendenzialmente, cioè almeno da sviluppatore, io farei la scelta che ha fatto BlackBerry per il BBM, quindi standardizzerei i vari software di BlackBerry cercando di mantenerli tutti in maniera costante, come ha fatto in questo momento per il BBM. Quindi se il PRIV parte, sicuramente mi aspetto che BlackBerry vada in quella direzione, quindi comincerà con l'hub, che è quello che tutti si aspettano fondamentalmente. In questo momento dovrebbe essere solo per il PRIV, ma BlackBerry secondo me farebbe anche un bel passo se lo aprisse anche agli altri dispositivi Android, perché tantissimi lo aspettano. Cioè, se tu fai provare qualcosa che funziona bene e la gente si affeziona, può anche essere che sceglie il tuo dispositivo piuttosto che quello di un altro, proprio per quella integrazione che Caratteristiche. magari è migliore. Quindi loro dovrebbero andare in quella direzione lì, cioè l'hanno fatto con BBM e in qualche modo il risultato lo hanno ottenuto, cioè la gente lo utilizza BBM su Android. Vuoi perché comunque l'unico modo che hai per comunicare con chi si è ostinato tipo me su BBM non vuole usare altri messenger o altro, comunque va, il risultato l'hanno avuto. Lasciamo perdere le faccine, che è proprio una cosa che odio, però magari investissero un po' di più su altre cose sarebbe meglio. Sì, quello è vero, però diciamo magari Nicola che anche stickers credo che tu ti riferissi, Quelle giusto? sono, cioè, una delle più grandi cretinate che abbiamo poi potuto fare come Quello domanda. è vero, però credo Sono drogata. sì, Ma però io credo che sia comunque una scelta che però all'azienda abbia fruttato alla fine, sì, perché mettere tutto con questo a tutti i mail che ho pagamento. comprato io sicuro. BlackBerry è un device prettamente per, chiamiamolo così, businessman, quindi per manager. Tu immagini un manager che si mette lì con gli stickers a comunicare con i suoi colleghi, cioè ora Guarda ti Nicola, che parli un po'. ce ne sono tanti, perché uno li fa tutti intelligenti, ma non sono tutti così intelligenti. Dentro c'è un bimbo minchia Io anche proprio nascosto dentro, ma ce l'hanno. non mi fiderei onestamente di un mago che fa una cosa del Ora, genere. ma aspetta, Macio non è detto che ce l'abbia, però i manager secondo me un po' ci giocano con questa cosa, eh? Rispondiamo adesso velocemente all'ultima domanda, poi salutiamo tutti. Nicola Amistani scrive: allora, cosa desiderate come nuove funzionalità? Io non ho ulteriori esigenze se non fix. Sarebbe utile l'ecosistema Google, riferito comunque a un BlackBerry OS 10. Enrico, tu come la vedi? Allora, personalmente, da un lato mi viene da dire grazie a Dio, ciò che ha di positivo BlackBerry 10 viene esportato anche su altre piattaforme. Quindi tutta la questione dell'hub, tutta la questione della messaggistica crittografata, tutte quelle piccole app che nei giorni scorsi sono state anche pubblicate in Google Play Store e che vengono implementate nel BlackBerry Priv ci sono e sono ottime. Quindi, e da utente BlackBerry dico, oltre questo non posso desiderare niente. Probabilmente esigenze particolari mi sento di non averne, in particolare per quanto riguarda il Priv. Mi sembra un buon connubio, ovviamente dovrebbe funzionare molto molto meglio rispetto a come è ora. Di E sicuro, di sicuro. l'ecosistema Google funziona. Se volete, io ce l'ho una, ma perché anche lì sono drogata, non ho ancora la certezza assoluta, ma il sistema delle personalizzazioni delle notifiche. Cioè, Sì, che non è io devo sapere a esattamente dal colore proposito. del LED chi mi scrive, dal A numero delle proposito, questa è vibrazioni. una domanda a cui purtroppo non ho saputo rispondere, ma il LED di notifica PRIV ce l'ha? È bella sta cosa!
Perché ti devo dire la verità, nelle video recensioni che sono uscite Non questa si mattina vede, non l'ho non visto. si vede, non l'ho visto Perfetto, questo è uno dei neanch'io. motivi per i quali potrei non comprarlo, Ecco. perché quando ho comprato lo Z10 e Però non aspetta, il display c'era, era AMOLED. sull'orlo del suicidio. Però aspetta, il display AMOLED ed è curvo. Se utilizzano Sì, ce l'ha sotto, ce l'ha dietro, Esatto. nascosto. Se lo utilizzano alla stessa maniera con cui Samsung ha implementato le funzioni di notifica sull'S6 Edge, oh, mi stanchi e bene, eh? Ti devo dire la verità. Guarda, io veramente quello, lasciando perdere tutte le cose più importanti, a me tolgono quello, mi hanno tolto BlackBerry, ma perché BlackBerry è al 50% quello. La Per notifica, la me, eh? notifica. Per me, sì, Diciamo per me è che fondamentale. ancora non si è visto, però mi aspetto che essendo un BlackBerry ed essendo sempre stato implementato da BlackBerry, in qualche modo, se non sarà allora il LED piccolino, ci sarà qualche altro sistema che ti porterà ad avere la famosa notifica, che poi è un elemento che contraddistingue i dispositivi BlackBerry. Quindi mi aspetto che lo facciano, perché comunque Speriamo. l'utilità è indubbia. Sì, Assolutamente, sì, quello è sì. vero. Vedremo sicuramente nei prossimi giorni qualche blog, soprattutto internazionale, che magari ci potrà appunto dare una recensione un po' più dettagliata di tutte queste funzioni. Io, ragazzi, vi dico, sono le 10:10, abbiamo sforato solo i 10 minuti, siamo stati bravissimi. Direi che possiamo passare ai saluti, salutiamo tutti e magari poi, vabbè, noi Nicola ci sentiamo in privato e vediamo magari di organizzare un altro di questi hangout, che credo che sia comunque una buona cosa per tutta la comunità BlackBerry. Ora forse anche Android, magari curiosi appunto di avere qualche specifica in più di questo BlackBerry Priv, di vedere magari di parlare ancora del nostro buon vecchio BBOS 10 ormai. E che altro dire? Allora, io voglio salutare bene o male tutti gli spettatori che sono ancora 40, veramente non cedono neanche di venerdì sera. Io ringrazio tutti, sono Matteo di Mondo BlackBerry, diamo la parola ad Amico. Ciao a tutti, sono Nicola, BlackBerryItalia.it. Perfetto, Enrico. Grazie a tutti per averci seguito, grazie per avermi invitato e spero di ritrovarvi in un'altra live. E Antonella. Grazie, buonasera a tutti. Comunque a Little Stalker, perché altrimenti qui Giusto, è vero, passa sotto traccia se no questa cosa. poi non ti ricordo. Ma che E culo! un utente, Nicola, mi sta dicendo in questo momento che il BlackBerry Priv ha il LED. Perfetto, 700 euro pronti. Via, è passata la paura. Speriamo che sia comunque un'informazione abbastanza veritiera, ma credo di sì, ma credo di sì. Dai, Speriamo. dai, dai, dai. Andiamo tutti a letto sognandoci il nostro LED che ci piace tanto. Io saluto ancora tutti, è stato un piacere, alla prossima. Un saluto a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.